siamo intervenuti con una nostra pattuglia all'alba questa mattina su di una strada provinciale che collega Senigallia con quindi Ostra, nei pressi di una discoteca della zona, perché qualcuno quindi ci ha riferito che c'era stato un investimento, quindi giunti sul posto abbiamo individuato gli estremi di quello che era successo con le due donne, quindi originarie del Pesarese, che erano state investite e uccise. Dottor Cipriano, dalla sua esperienza, questo tipo di incidenti dovuti all'alcol, all'abuso di alcol, sono in aumento o no? I dati oggettivi ci dicono che stanno aumentando, perché noi ne registriamo, cioè quelli che noi fermiamo prima che facciano danni sono in aumento. Come lei vede, non sempre riusciamo a fermarli in tempo.